Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon giovedì 1 settembre. Allora, come vi raccontavo nel video che ho pubblicato ieri, oggi le mie bambine hanno iniziato scuola e adesso sono quasi le 9, loro hanno iniziato già alle 8 regolarmente e volevo ringraziare chi ha lasciato dei commenti sotto a quel video augurando un buon inizio di anno scolastico e anche chi ha lasciato dei commenti sotto al video precedente e per gli auguri di compleanno delle bambine che è stato qualche giorno fa. E volevo ringraziare comunque tutti quanti. Questo è un video un po' insolito, però ci tenevo a farlo perché appunto un anno fa ho ripreso a fare video. In realtà il canale l'avevo aperto già qualche mese prima e poi per motivi non ricordo, familiari, insomma lavorativi, di tempo, non ero riuscita più a pubblicare niente, ho lasciato lì per un po' di mesi e poi il 1 settembre del 2015 ho ripreso e devo dire che è stato veramente un anno bellissimo. Volevo anche leggervi a proposito questo messaggio, questo commento proprio che mi era arrivato appunto sotto il video dell'organizzazione della cameretta e racchiude un po', cioè lei secondo me ha usato delle parole proprio azzeccatissime, io non avrei potuto pensare a parole migliori, quindi ve lo leggo. Silvia Olivieri mi scrive: sai perché adoro YouTube? Sia perché anche se in maniera virtuale certi volti diventano familiari e amichevoli, e sia perché il fatto che anche se siamo alle due estremità dell'Italia, io sono siciliana, in fondo ci si sente molto più vicino. Ciao! Allora, grazie Silvia per questo commento che mi ha dato appunto l'ok per poterlo condividere insieme a voi. Voi sapete che il mio canale è un canale di condivisione e l'ho detto in tutte le presentazioni, in tutte le salse, nel senso io faccio video per condividere quello che faccio, per condividere i mestieri, per condividere le mie giornate, per condividere appunto magari qualche cosa così che riguarda la scuola, ma indifferente, insomma anche le mie vacanze, come avete visto ho fatto qualche vlog così un po' improvvisato, non sapevo se sarei riuscita a farlo, poi in realtà c'era il wifi che funzionava meglio che qui a casa mia, quindi figuriamoci, insomma, per me, non lo so, io quest'anno è stato super positivo, ho potuto conoscere tantissima e bellissima gente, dai vostri commenti veramente io sento il vostro affetto e come vi dicevo anche in un video precedente, quello che io veramente ci terrei tantissimo è di riuscire a trasmettere anche l'affetto che io ho per voi, perché voi ogni tanto mi scrivete anche che bello il video, mi dai la carica quando fai le pulizie, così mi sento anch'io un po' più motivata e quello che volevo dirvi appunto è che per me vale la stessa cosa, nel senso che per me quando inizio a fare le pulizie metto lì la telecamera e penso a voi, dico, chissà cosa direbbero le mie amiche di YouTube adesso che inizio a pulire la stanza, la cameretta, magari se fossero qui mi direbbero fai così, oppure mi suggerirebbero qualche cosa, mi darebbero qualche idea. Per cui veramente l'affetto che mi trasmettete è reciproco, vi ringrazio tantissimo perché anche su Facebook magari qualcuno che non ha la registrazione su YouTube e mi ha scritto qualche messaggio su Facebook, io di solito li leggo la sera, sapete, già nel relax del divano quando le bambine dormono eccetera, e devo dire che spesso e volentieri mi emoziono perché insomma mi scrivete cose veramente belle e quindi davvero grazie. E ci tenevo anche a fare ad aprire una piccola parentesi perché come vi dicevo in vari video, ma lo ripeto, scusate, magari qualcuno ha già ascoltato queste cose, però magari qualcun altro non guarda questa tipologia di video oppure non ha visto questo video, io ci tengo a rispondere sempre ai messaggi che mi scrivete perché veramente ci tengo, mi fa piacere e per me appunto è il modo per poter appunto condividere, scambiare idee, opinioni e consigli e penso che se voi trovate il tempo
di guardare un mio video che possa durare 5, 10 o 15 minuti e avete comunque questo buon pensiero, questa bella occasione per scrivermi un messaggio, a me fa piacere riceverlo e quindi sicuramente mi fa piacere anche rispondere al messaggio. E c'è però un qualcosa che succede nel sistema, non dipende da me, quindi volevo scusarmi tantissimo perché ogni tanto sotto i video mi arrivano dei messaggi tipo spam. E sono dei messaggi che io dopo do l'ok, quindi mi pubblicano il messaggio sotto il commento sotto il video, però quando do l'ok per inviare, inoltrare la risposta, me lo segna come errore e mi cancella la risposta. E quindi in particolare c'è Simona Marchegiani che io spero che stia guardando questo video, non lo so, magari mi avrà già cancellato, avrà disdetto la sua iscrizione perché dirà mamma mia sta Terry è proprio una maleducata, non risponde, mi ha scritto già due messaggi sotto due video e io ho risposto ai messaggi, ho cercato anche di rispondere e scrivere un messaggio privato ma non riesco in nessun modo a contattarla. E volevo appunto chiedere scusa perché non dipende da me, io rispondo ma purtroppo il sistema non mi lascia rispondere, mi dà sempre errore. E poi anche alle amiche di Facebook, io purtroppo non sono tanto pratica di Facebook e non so se perché io con la tecnologia mia sorella mi prende in giro perché mi dice ma come fai il video, fai l'editing, metti la musica, senza musica eccetera, veloci, non veloci e dopo non sai fare queste cose nel cellulare. È così, io e la tecnologia purtroppo non andiamo d'accordo, nel senso io magari per la tecnologia non ho tanta pazienza e quindi ogni tanto mi arriva sul cellulare un messaggio di Facebook, però dopo non me lo lascia leggere. Ho provato a installare Messenger, ma non me lo lascia installare perché mi dice che non ho tanto spazio nella memoria e non so come mai, perché abbiamo provato io con mio marito a guardare, ma tanto spazio non c'è. E quindi quando vado a computer ogni tanto dopo quei messaggi spariscono, per cui vedo il messaggio, vedo la notifica del messaggio e la persona che me l'ha spedito, però non riesco a leggere veramente il contenuto, quindi davvero mi scuso tantissimo. Ieri ho detto ok, provo a entrare a guardare bene, però non lo so se c'è qualche opzione, non conosco bene magari come funziona appunto Facebook e qualche messaggio sarà sicuramente andato perso e mi scuso anche per questo. Comunque io spero tantissimo di non avervi annoiato perché appunto è un messaggio, è un video così, è un video proprio come quello di un anno fa, ho preso la telecamera, la videocamera, ho detto metto il cavalletto e parlo, non so neanche quanti minuti avrà preso. E spero che non sia un video troppo lungo, ma comunque lo pubblicherò ugualmente e vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video e una buonissima giornata di nuovo, ciao!